a tutti raga e ben ritrovati in questo nuovo video di Minecraft dedicato al design. Quest'oggi vi mostrerò 7 modi per decorare l'interno e l'esterno della casa. Ma prima di iniziare vi ricordo che non appena questo video raggiungerà i 300 like, uscirà il video dove mostrerò tutte le creazioni di questo mondo dedicato al design. Detto questo, vi invito a seguire il video e vi auguro buona visione. Ecco a voi un classico pozzo in stile medievale. È, come vedete, molto rustico. Ho usato della pietra, dell'andesite e ho aggiunto questa particolarità delle incudini che reggono il tetto. E qua al centro, dove c'è il secchio, che appunto è un calderone, ho messo delle staccionate di legno con una sbarra di ferro. E qui vicino c'è appunto questa staccionata di legno che simula l'altro capo opposto della fune, quindi qua c'è una specie di verricello e devo dire che è molto molto carina come costruzione e si adatta anche a tutti gli ambienti, specialmente quelli rustici. Un po' di tempo fa, mentre stavo costruendo il saloon in live nella serie Creativi si nasce, ho ideato questa cassaforte. In questo caso ho usato la shulker box con sopra un tappetino e una cornice e questa testa che troverete in descrizione e uno stendardo davanti. Lo stesso metodo si può anche riprodurre al muro, ma senza tutta questa ambaradam di roba, semplicemente mettendo una shulker box in questa posizione. E sembrerebbe davvero una cassaforte. Qua si può anche togliere il tappeto e utilizzarla in questa maniera. Se volete abbellire il vostro giardino, vi consiglio di creare questa panchina. Come vedete, è semplicissima da fare. Potete anche cambiare le porte che stanno dietro e il tipo di legno. E vedete che l'effetto è molto molto bello. E poi qua ho decorato con tutte delle altre cose. Quindi ecco qua un'idea carina appunto per abbellire gli esterni della casa. E torniamo ad utilizzare le incudini. Come avete visto prima le ho usate per reggere la struttura, mentre qui andiamo a posizionarle un pochettino più in alto per creare questo passaggio ad arco e sotto di esse ho messo delle tramoggi e poi ho decorato il tutto con questi stendardi che possiamo tranquillamente posizionarli anche da un'altra parte, tipo qua sopra o dove volete voi. Semplicemente era per farvi vedere che al posto di usare le solite colonne con i classici blocchi, possiamo anche utilizzare questo stile. Ed ecco a voi ragazzi una piscina che avrete sicuramente già visto in un altro mio video dedicato alla casa moderna. Abbiamo usato i tappetini come l'altra volta e vi faccio vedere come si mettono sopra l'acqua. È semplice, basta andare all'estremità di essa e fare questa cosa qua, è molto semplice. E poi c'è un'aggiunta e cioè questa testa che è un pallone da spiaggia e troverete il sito in descrizione per recuperare appunto questa testa. Devo dire che è molto molto carina, quindi se volete prendere spunto, ecco a voi una bellissima idea per una piscina. Un po' di tempo fa vi mostrai come realizzare degli acquari, ma questa volta ne ho realizzato uno ad angolo e l'ho decorato in maniera da farlo, diciamo, entrare in un contesto un pochettino più di lusso o di una casa moderna. È abbastanza grande perché occupa una bella fetta di questa stanza. Anche di notte questo acquario risalta tantissimo e devo dire che ci sta davvero bene messo all'angolo. E poi sta a voi, ragazzi, cambiare i tipi di testa all'interno di esso e mi raccomando, guardate il sito in descrizione perché ci sono diverse teste interessanti da poter utilizzare. Tornando agli interni della casa, ecco voi ragazzi una doccia con la vasca, infatti qua c'è l'acqua e qui sopra abbiamo un gancio che simula appunto la doccetta e una porta fatta con il vetro. Devo dire che pur essendo molto grande, però ci sta abbastanza bene e sembra davvero una doccia, appunto. Qui davanti ho messo anche dei tappeti e qui sopra abbiamo una fonte di illuminazione. E poi starà a voi ragazzi decidere quali blocchi, quanto farla alta
e semplicemente basta anche modificare il colore del vetro e quant'altro. Bene gente, siamo giunti alla fine di questo video e come detto all'inizio, non appena raggiungeremo i 300 like, pubblicherò il video sull'enciclopedia del design. Quindi mi raccomando, lasciate un bel like, un commento e vi ricordo che in descrizione troverete tutti i miei social, quindi Instagram, Telegram, Twitch e altri link utili. Direttamente dalla vasca io vi saluto ragazzi e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!